Palazzo Baronale, Parco Urbano di Via Bologna e pedonalizzazione Centro Storico. Sono in arrivo tre nuovi progetti per Villa Ricca che coinvolgono il centro e la periferia. Le tre delibere sono state approvate pochi giorni fa. Si tratta di fondi, circa 400.000 euro, sbloccati dopo tempo grazie al lavoro della giunta guidata dal sindaco Rosaria Punzo ed in particolare al lavoro degli assessori Caterina Taglialatela, Susi Napolano e Francesco Guarino. Abbiamo trovato 396.000 euro, è il caso di dire trovato, che abbiamo scovato tra i vecchi residui di mutui, li abbiamo messi insieme, li abbiamo accorpati, abbiamo chiesto l'autorizzazione a Cassa Depositi e Prestiti, abbiamo presentato con la delibera giunta tre progetti, tre relazioni progettuali per completare quello che erano delle cose necessarie per questo centro storico e per la periferia. Quindi noi diciamo dal centro storico alla periferia, che cosa abbiamo immaginato di realizzare? Il completamento del Palazzo Baronale, che è un qualche cosa che se ne discute da troppo tempo e è quasi stancato le volte che ne abbiamo parlato. E partiamo finalmente con il parco urbano di Via Bologna, quindi spazio alla periferia, e facciamo una cosa nuova, la pedonalizzazione del centro storico. Partiamo dal piazzetta Garibaldi, per capirci, dove c'è il Bar Maione, una piccola piazzetta lì, la pedonalizzazione dinanzi ai nostri palazzi, la biblioteca e il comune, che come vedete è il rifacimento, e quindi il centro storico che rivive, che parte da capo, ma arriviamo fino alla periferia. 396.000 euro sono una cifra impegnativa che non sempre capita, quindi è il caso di essere entusiasti. Qualche settimana e Cassa Depositi e Prestiti dovrebbe darci il via, bando di gara e poi si parte. Tempi burocratici, l'amministrazione, l'anno prossimo credo che i lavori saranno avviati e probabilmente anche completati. Ma la pedonalizzazione è un punto nevralgico, perché voglio dire sicuramente, insieme a un contesto di attività culturali anche che abbiamo in mente di fare, c'è anche la possibilità di immaginare un centro storico che vive più a piedi che con le macchine. Quindi noi come amministrazione dobbiamo iniziare a dare servizi e infrastrutture necessarie per far sì, e poi vedo anche che per fortuna le attività commerciali iniziano ad avere fiducia in un'amministrazione, iniziano a investire in questo centro storico, quindi questo connubio può finalmente far fiorire un centro storico che era ormai abbandonato.